Adesso invece concentriamoci sull'importanza del nostro sorriso. Lo sapete, qui a Tada frequentemente abbiamo una rubrica dedicata appunto al nostro sorriso, alla sua bellezza e alla salute dei denti. La nostra rubrica Iris, curata dal dottor Cesare Paoleschi, che quest'oggi ci parlerà di atrofie. Ciao Francesca, grazie per la linea. Senti, mi piacerebbe parlarti di come possiamo mettere impianti e quindi mettere di nuovo denti fissi in pazienti che hanno gravi atrofie del mascellare o della mandibola. Abbiamo tante possibilità, abbiamo impianti corti, come vedi in queste foto, dove possiamo mettere in modo prevedibile di nuovo i denti fissi utilizzando delle tecniche chirurgiche particolari ma molto sicure. Possiamo fare innesti d'osso, e questo è un caso che vedi ora invece, di rialzo di seno, si chiama rialzo di seno mascellare, in cui noi innestiamo l'osso, mettiamo l'impianto, io in genere lo faccio nella stessa seduta e dopo 6 mesi mettiamo il dente, in un caso in cui non c'era osso per mettere impianti. Ma altri casi ancora più belli, sai, per me belli nel senso che per me è proprio l'oggetto un po' della mia passione, della mia professione, sono le grandi riabilitazioni sia nella mandibola, come vedi in questo caso, dove il paziente, che da anni sapeva che non poteva più avere impianti, è venuto da noi e dopo un attento studio sia delle condizioni di salute che del livello anatomico presente, abbiamo messo gli impianti nella mandibola e nel giro di un paio di giorni il paziente ha avuto i denti fissi. Questo qualche anno fa l'avremmo definito quasi miracoloso, in realtà è il progresso scientifico. E ancora più interessante nel superiore, nei casi di gravissima atrofia, o perché il paziente ha portato la dentiera per tanto tempo, o perché ha avuto magari esperienze di impianti che sono andati male negli anni, si ritrova ad avere una quasi totale atrofia del mascellare, quasi, non dico un'assenza, ma una lamina al posto del processo alveolare dove noi normalmente mettiamo gli impianti. E come vedi in queste foto, in questi casi così estremi, ecco questa è la foto del prima e del dopo, sia radiografie che cliniche, siamo riusciti a mettere i denti fissi senza bisogno di fare innesti o di fare cose diciamo più invasive. Quindi questi si chiamano impianti zigomatici e io li eseguo personalmente nel nostro centro di Viareggio, dove abbiamo un presidio di anestesia generale, e possiamo trattare casi che fino a un decennio fa avremmo forse definito non trattabili, e invece adesso possiamo trattarli anche questi casi in cui il processo alveolare del mascellare è quasi completamente assente. Insomma, l'implantologia oggi, se fatta con prudenza, se fatta con grande attenzione per il paziente, ci permette anche di avere dei risultati molto validi e prevedibili. E per fortuna che la tecnologia va avanti, naturalmente a tutto quanto c'è praticamente un rimedio sicuro ed efficace.